Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui si a noi meridiana face di caritate, e giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi. Buonasera ai signori relatori e benvenuti al convegno, questo convegno molto interessante sulle donne della Bibbia, la loro attuale integrità, esempi di valore da ritrovare. Abbiamo voluto esordire con la nostra Maria Luisa Intaglietta, a cui facciamo un grande applauso, con le splendide note di Madre io vorrei, tratta dal film The Passion che Mel Gibson girò a Matera ormai nel lontano 2004. E poi farei un altro applauso a Pierangela Di Lorenzo, che ci ha decantato i meravigliosi versi danteschi La Vergine Maria, modello di virtù, tratta dal 33° canto del Paradiso. E questa sera vi racconteremo queste meravigliose donne della Bibbia che sono appunto un esempio di integrità, sono portatrici di valore inestimabile, sono donne che con il loro amore, con la loro forza d'animo, con la loro intuizione sono riuscite ognuna al loro modo a portare a termine delle grandi rivoluzioni in un contesto, in una società come quella giudaica antica, dove pensate le donne non erano nemmeno riconosciute come soggetto giuridico, e invece loro compiono delle grandi rivoluzioni. Noi ve lo racconteremo attraverso le note, attraverso dei canti, attraverso i versi danteschi, attraverso le brillanti relazioni dei nostri relatori. Abbiamo voluto iniziare proprio dalla Madonna. Vedete alle mie spalle delle bellissime gigantografie scelte da Maria Carmela Di Lonardo, a cui va un applauso anche per l'ottimizzazione dell'evento. Abbiamo appunto iniziato dalla Madonna. Io vi vorrei proprio, ci sono delle didascalie e vi vorrei proprio leggere cosa c'è scritto. Maria, madre di Gesù, rispetto e integrità. Era una ragazza ebrea, concepì il figlio di Dio miracolosamente. Per questo, quando diede alla luce Gesù, era ancora vergine. Anche se le fu affidato un privilegio unico, non ricercò e non ricevette onori particolari, né durante il ministero di Gesù, né all'interno della congregazione cristiana delle origini. Maria fu una donna devota che accettò volentieri una grande responsabilità. Aveva una notevole conoscenza delle scritture e l'integrità morale che aiuta ad affrontare la vita. Adesso vorrei per un saluto la presidente della FIDAPA di Rionero, Rosa Spera.
voi. Buonasera, un cordiale saluto a tutti voi, un benvenuto che diventa un vivo ringraziamento per aver accolto il nostro invito all'incontro di questa serata. Rivolgo un saluto particolare alla nostra eccellenza il Vescovo, alla consigliera Cinzia Gliaschera, che rappresenta il nostro sindaco, e un saluto ai relatori che sicuramente con la loro competenza renderanno prezioso questo nostro incontro. Io sono presidente della FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari. Qual è lo scopo fondamentale di questa associazione? È quella di sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con enti, associazioni ed altri soggetti. Cosa si propone? Di valorizzare gli obiettivi fondamentali, sono quelli di valorizzare le competenze e la preparazione delle donne verso attività sociali e culturali, incoraggiare le donne che partecipano alla vita sociale, amministrativa e politica, essere portavoce delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni a livello nazionale e internazionale, combattere e rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito familiare che in quello lavorativo. Favorire rapporti amichevoli di sorellanza e soprattutto di amicizia. La FIDAPA è un movimento di opinione, si stringe a fianco delle donne per sostenere i loro diritti e lancia un messaggio di solidarietà e speranza a chi vede quotidianamente violati i propri diritti. E in occasione, diciamo, della giornata internazionale della donna, io direi di tutti i giorni, perché la giornata internazionale è sempre di tutti i giorni, diciamo che siamo a fianco delle donne in prima linea per dare voce a coloro che subiscono violenze in tutte le loro forme, sia da quella fisica sia quella psicologica. E il nostro pensiero va in particolare alle donne iraniane, ucraine, vittime collaterali di una guerra di potere nata da vari contrasti. Perché questo convegno questa sera? Perché se è vero che il presente poggia sempre sul passato e che l'esempio di donne e uomini integri può cambiare in positivo gli atteggiamenti e le azioni sfavorevoli delle persone, è pur vero che tanti sono gli esempi di donne passate alla storia per la loro integrità morale, per la loro integrità ritrovata, per la loro generosità, il loro intuito, il loro coraggio, la loro audacia, l'altruismo e non da ultimo per l'accoglienza verso tutti, senza differenza di colore, stato sociale o ideologia. Ed ecco che proprio sfogliando e studiando la Bibbia, il libro più letto nel mondo, ci siamo accorti di quanto attuale sia l'opera di alcune donne e di quanto il loro modello può aiutarci a vivere in maniera concreta ed efficiente in questo mondo, per modificarlo in meglio. Ed allora, ecco che si parla dell'integrità della Madre di Dio, il riscatto di Maria Maddalena, la generosità e l'accoglienza della Samaritana, il coraggio di Esther, la lealtà di Ruth, l'intuizione di Rebecca, l'altruismo di Sara. Valori e capacità da insegnare anche alle nuove generazioni e che in questo momento di particolare trasformazione sono spesso confusi e fragili. Concludendo, la speranza che questo nostro incontro sia un invito a riflettere e a capire che a volte basta un esempio, basta poco per migliorare il corso degli avvenimenti. Grazie.
Allora, grazie, dicevo, a Rosa Spera, presidente della FIDAPA di Rio Nero, e io vorrei ringraziare anche le suore di Mater Misericordia per questa splendida accoglienza e tutti voi appunto che siete qui, le volontarie della Croce Rossa Italiana, grazie di essere qui, e la Protezione Civile di Rio Nero. Adesso passerei subito la parola alla consigliera comunale Cinzia Liaschera per un saluto istituzionale. Grazie mille, grazie a tutti voi per essere qui e per avermi invitato. Mi fa piacere, mi fa sempre piacere vedere un pubblico così numeroso. Ringrazio tutti gli organizzatori per aver reso possibile tutto questo. Siamo qui a parlare di donne, no? Di esempi biblici del femminile. Quale riscontro questi esempi biblici del femminile possano avere ancora all'interno della nostra società odierna. Un riscontro sicuramente rilevante, quindi degli esempi, come possano essere degli esempi e come possano essere anche dei non esempi per alcune frange della nostra società e della nostra comunità, come giusto che sia. Questo incontro è stato organizzato nella più ampia occasione della Giornata Internazionale della Donna, un momento non di festa, non di celebrazione, ma un evento che dovrebbe imporci una riflessione sullo stato delle cose al giorno d'oggi, sulla posizione che la donna determina all'interno del nostro contesto sociale. Questo evento è importante anche per il luogo che lo ospita. Questo evento è ospitato in un luogo abitato da donne, in un luogo in cui le donne, le nostre sorelle, come comunemente vengono chiamate, esercitano la propria influenza ed esercitano la loro influenza a loro modo all'interno della nostra società. Di donne che si sono autodeterminate attraverso la professione della fede. Ed è un esempio importantissimo all'interno di questa comunità, di questo tipo comunità. Ma all'interno dell'evento più ampio, appunto, della Giornata Internazionale della Donna, io mi sento di fare una riflessione un po' più larga, un po' più ampia, che ampli un pochino gli orizzonti rispetto al discorso che andremo a sviluppare questa sera. Ed è un discorso che parte da un punto di vista istituzionale. Abbiamo qui rappresentanti di varie istituzioni, abbiamo un'istituzione, diciamo, amministrativa, politica, che è rappresentata in questo caso da me e dal consigliere qui presente Pinto, abbiamo l'istituzione ecclesiastica rappresentata dal vescovo Monsignor Ciro Fanelli, abbiamo l'istituzione, un'istituzione prettamente associazionistica di tipo di volontariato, una delle più importanti associazioni di volontariato che esistano al mondo, di cui mi pregio anche di far parte. All'interno di queste istituzioni è radicata, ahimè, ancora, ed è una riflessione che si deve fare, perché noi siamo qui anche per metterci in discussione. Non siamo qui soltanto per portare esempi positivi e per parlare di cose belle, ma siamo qui anche per metterci in discussione. Ciascuna di queste istituzioni è fondata su una struttura gerarchica di tipo patriarcale, no? Le posizioni di potere, nel senso di influenza, non di potere, le posizioni decisionali all'interno di tutte queste istituzioni, quindi anche la mia istituzione è pronta a mettersi in discussione, sono detenute ancora da uomini che parlano di valori che portano con sé ancora il peso di una società non pronta ad aprirsi il dialogo verso altre alternative di riflessione. Ed è importante parlare di tutto ciò, è importante parlare di tutto ciò in questo luogo, perché questo, anche questo è un luogo che parla di autodeterminazione, come ho detto prima. Ci sono donne che si sono autodeterminate attraverso la propria professione di fede e che sono importanti in questa stanza, in questo contesto, in questa chiesa e per questa società. Ed è bene che
si cerchi di far diventare rilevante la loro posizione anche nelle posizioni decisionali all'interno di un'istituzione. E sono contenta che qui ci siano tutti questi rappresentanti, perché significa che tutti noi questa sera siamo pronti a metterci in discussione. Io non vi ruberei altro tempo, anche perché insomma sono curiosa di sapere come verrà sviscerato l'argomento questa sera, perché ammetto di avere dei limiti nella conoscenza di quella che per molti è ritenuta la Sacra Scrittura, che è lontana dal mio modo di pensare e di vivere, ma ritengo che sia importantissimo conoscere, perché parla di noi, parla della nostra cultura e parla della nostra società. Quindi vi ringrazio ancora una volta e ci auguro buon proseguimento di serata. Del fuego.
la splendida voce del soprano Ines Colangelo, che ci ha cantato Donna della Speranza di Lidia Stefani e Guido Pietro Grandi. Grazie, e grazie a Maria Luisa per il suo accompagnamento musicale. Bene, vorrei ringraziare anche la consigliera comunale Cinzia Gliaschera, perché ci ha offerto degli importanti spunti di riflessione che cercheremo di articolare durante il corso della serata, quindi grazie. Adesso c'è l'intervento di Maria Di Nuccio, presidente FIDAPA distretto sud-est, un intervento online. Siamo pronti? Ancora no? Non siamo pronti? Allora io intanto vi parlo di un'altra donna della Bibbia, vi voglio parlare di Sara. Sara rappresenta l'altruismo, vi leggo la didascalia. Moglie di Abramo, ci invita ad avere fede in ciò che crediamo ed agire con intuito e sagacia nelle situazioni negative della vita, a mettere da parte l'individualismo per aiutare gli altri, un'altra grande donna della Bibbia. Ancora no. Allora andiamo avanti, sì, facciamo intervenire subito Don Rocco Di Pierro, parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Rionero in Vulture. Prego, Don Rocco. Per rompere il ghiaccio voglio subito dire che io sono circondato di donne. È vero, fortunata. Le due coriste, Piera, direttore del giornale della parola che stiamo per riavviare, Maria Carmela, le signore della seconda, della terza fila e della terza fila dell'altro lato che frequentano la mia parrocchia. Per cui io sono veramente fortunato. Fortunato poi di avere anche come parrocchiana la presidente della FIDAPA. Fortunato per aver instaurato anche un rapporto con Cinzia. Fortunato, non dico beato, ma dico fortunato. Per cui grazie anche a te, Chiara, perché stai conducendo in maniera meravigliosa questo momento, e credo che sia doveroso, perché essere nodale non è semplice. Bisogna sempre fare molta attenzione, stare con le antenne ben alzate per poter sopperire a ogni cosa. Per cui grazie veramente alle donne che hanno voluto godere di questo momento, ma anche agli uomini che accompagnano la propria donna, la propria moglie, a essere presenti, perché questo non è un momento per sole donne, è un momento che richiama tutti, ma proprio tutti, perché l'integrità nasce anche da questo valore, essere insieme tutti. E proprio a motivo di questo io vorrei soltanto fare una premessa per dare poi il testimone ai vertici, al vertice della Croce Rossa e al vertice della mia diocesi, o meglio, della nostra diocesi. E io ho pensato di scrivere, io non scrivo mai, per chi mi conosce non lo faccio, ma per non rischiare di dilungarmi ho preferito fare così. La Genesi è protesa a collocare l'umano nel mondo e metterlo in relazione, considerando da subito che non è bene che l'uomo sia solo. In realtà il testo ebraico recita
non è bene che l'uomo sia con la sua stessa parte. Sempre nel libro delle origini, la donna viene definita Ezer che Nedo. In italiano significa aiuto simile. Ezer è un termine che si riferisce a chi sa insegnare la strada e guidare accompagnando. Nei Salmi, Ezer è Dio stesso. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta, grazie alla volontà e alla forza del Creatore, il quale plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo, dandole vita e soprattutto ruolo. L'essere umano maschio, Ish, e l'essere umano femmina, Isha, che poi letteralmente viene tradotto come uoma, sono su un piano di parità, rispettando però la dignità asimmetrica. Che cosa voglio dire? Rispettando proprio la diversità della forma, perché l'uomo e la donna sono diversi, pari, ma diversi. Il componimento poetico, ossia il Salmo 25, dice: l'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. Non è così semplice trovare una definizione di integrità nel dizionario, infatti è definita come attenersi a principi morali ed etici. Ma nella vita di tutti i giorni essa può essere intesa come vivere in maniera onesta e degna di fiducia. Nella vita cristiana la definizione è questa: vivere e parlare in base agli standard di Dio, basando le parole e le azioni sui suoi principi e sulla sua verità, in quanto egli stesso è l'autore di tutto ciò che è giusto e vero. Solo lo Spirito di Dio può creare integrità nell'uomo. L'essere umano nasce con un cuore integro e se volesse continuare ad averlo dovrebbe acquisire uno stile di vita e lottare intenzionalmente. Non si può solo dire di avere integrità, bisogna sceglierla e darle un ruolo da protagonista. L'integrità è una scelta difficile perché chiede di rinunciare all'opportunità di ottenere ciò che si vuole, quando si vuole e come si vuole. E infatti oggi noi abbiamo solennizzato la giornata di colei la quale ha voluto ciò che Dio Padre ha voluto per lei. Grazie. Grazie, grazie infinite Don Rocco per queste riflessioni molto molto importanti che mi appunto vorrei rifarmi sia a ciò che ha detto prima la consigliera Cinzia Gliaschera e poi quello che ha detto lei, ovvero questo è un evento appunto che rientra nella celebrazione della giornata internazionale della donna che, come diceva la consigliera, ovviamente voglio dire, è segnata anche un po' da qualche retorica perché intanto continuano a imperversare tranquillamente le violenze maschili. Poi se vogliamo parlare anche di parità, probabilmente possiamo dire che non siamo ancora arrivati a questa parità. Ovviamente
C'è stato da sempre nel corso degli anni un modello di subordinazione della donna all'uomo, specialmente nella società patriarcale di cui poi prima parlavi, un modello secolare che però non ha mai esaurito del tutto i suoi effetti perversi. Vediamo ad esempio in Iran quello che sta succedendo. E vorrei fare un passo oltre, cioè vorrei agganciarmi al discorso di Don Rocco sulla diversità, sulla differenza, cioè interrogarmi appunto non su un paradigma di parità o disparità uomo-donna, ma sul valore della reciprocità uomo-donna, e riferendomi al libro della Genesi. Cioè la Genesi dice questo: l'immagine di Dio è costituita dal maschio e dalla femmina, uniti nella loro capacità generativa e d'amore. Non solo dal maschio, come poi intenderà una successiva interpretazione giudaica che poi è stata adottata anche da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ma lo stesso Apostolo però riconoscerà che in Cristo Gesù tutti sono uno, per cui non c'è più maschio e femmina, cioè si è configurato un nuovo paradigma di reciprocità nell'equivalenza e nella differenza, un po' anche come sostenevano le filosofe della differenza, penso a Luisa Muraro, penso a Luce Irigaray, che sostenevano non tanto l'uguaglianza, ma miravano a valorizzare la differenza tra uomo e donna. E come scrive il teologo Rossino Gibellini, si tratta di un compito pratico di superamento e di trasformazione sia del rapporto tradizionale di inferiorità, complementarietà, sia del rapporto femminista della parità, identità astratta, in un rapporto di reciprocità sulla base dell'equivalenza. Quindi l'una è necessaria all'altro e viceversa, perché si compia la pienezza della persona e del vero amore. Io adesso vorrei sapere se siamo pronti con il collegamento, se no allora andiamo avanti con un altro brano, prego. Porterò
soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame d'incanto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira. Ov'ella passa, ognom ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core, sicché, bassando il viso, tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cor a chi parlar la sente, onde laudato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente. Sì, è nuovo, miracolo e gentile. E grazie Ines per averlo cantato meravigliosamente, grazie Maria Luisa per averlo suonato con tanta bellezza. Pierangela ci ha decantato Beatrice, donna di umiltà, tratto dalla Vita Nova di Dante, e Piccarda Donati, donna di fedeltà, tratta dal terzo canto del Paradiso. E pensando alla cura mi viene subito in mente la generosità, l'accoglienza, e quindi continuerei il mio viaggio verso Ruth, vediamo dov'è Ruth, eccola qui, l'audacia e la lealtà, moglie di Boaz e simbolo di amore profondo, gratuito, generoso. Ci induce a guardare alla storia con ampiezza e ci insegna l'arte della custodia delle persone che ci sono accanto, andando al di là della rassegnazione e delle paure. Quindi Ruth ci insegna questo, è per questo che abbiamo scelto questo meraviglioso brano, La cura. Bene, invece abbiamo scelto queste poesie, questi versi danteschi, perché ricordiamo che oggi, 25 marzo, è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri. E la giornata si riferisce proprio alla data in cui il poeta inizia il suo viaggio nell'aldilà. Ma prima Don Rocco parlava di donna aiuto, no? Ricordiamo che Dante è stato soccorso nell'inferno proprio da tre donne, ovvero la Madonna,
donna gentile, va da Santa Lucia e le chiede di avvisare Beatrice, donna di umiltà e di virtù, che Dante rischia la vita e ha bisogno di lei. E quindi è grazie alla donna che, se la specie umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, quindi vale a dire sulla terra, sono le donne a muoversi per la salvezza dell'uomo, sono loro il capolavoro di Dio, la meraviglia del creato. Adesso la parola a Sua Eccellenza il Vescovo Ciro Fanelli. Prego, Sua Eccellenza. Grazie, grazie per l'invito che ho accolto con grande piacere e stima verso ciascuno di voi. Saluto e ringrazio coloro che sono nel salotto dei relatori. Ecco, vorrei iniziare leggendovi questo testo di una riflessione che poi capirete. Fu durante un incontro con loro che io venni a conoscenza di un fatto interessante. Ero venuto a sapere, quasi per caso, che una ragazza dell'accampamento era stata promessa sposa ad un giovane di un altro accampamento, ma che non era ancora andata ad abitare con lo sposo perché troppo giovane. Istintivamente avevo collegato il fatto al brano del Vangelo di Luca, dove si racconta proprio che la Vergine Maria era stata promessa sposa a Giuseppe, ma non era ancora andata ad abitare con lui. Ripassando, 2 anni dopo, in quell'accampamento, spontaneamente, come per trovare motivi di conversazione, chiesi se il matrimonio fosse avvenuto. Notai nel mio interlocutore un turbamento, seguito ad un evidente imbarazzato silenzio. Tacqui anch'io, ma la sera, attingendo acqua ad una gueltà a qualche centinaio di metri dall'accampamento, vedendo uno dei servi del padrone, non potrei resistere alla curiosità di conoscere il motivo del silenzio imbarazzato del capo dell'accampamento. Il servo si guardò attorno con circospezione, ma avendo in me molta confidenza, perché marabut, religioso, uomo di Dio, secondo la terminologia islamica, mi fece un segno che ben conoscevo, passando la mano sulla gola, col gesto caratteristico degli arabi, quanto vogliono dire è stata sgozzata. Il motivo? Prima del matrimonio si era scoperta incinta e l'onore della famiglia tradita esigeva quel sacrificio. Ebbi un brivido pensando alla ragazza uccisa perché non era stata fedele al suo futuro sposo. La sera, a Compieta, sotto il cielo sahariano, volli rileggere il testo di San Matteo sul concepimento di Gesù in Maria. Avevo acceso una candela perché era buio e la notte era senza luna. Lessi: Maria, sua madre, era fidanzata a Giuseppe. Ora, prima che andassero ad abitare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto, non volendo denunciarla pubblicamente, prese la risoluzione di ripudiarla silenziosamente. Insomma, Giuseppe
Giuseppe non era stato il denunciatore e Gioacchino, padre di Maria, non aveva assunto il ruolo del Comeinin di turno, ammazzando Maria come avrebbe voluto la legge. Mosè ci disse che questo tipo di donne siano uccise. Ricordo come fosse ora. Sentì Maria vicina vicina, seduta sulla sabbia, piccola, debole, indifesa, col suo ventre grosso, con la sua impossibilità a piegarsi, silenziosa. Spensi la candela, nella notte buia non vedevo che le stelle. Vedevo attorno a noi tanti occhi che brillavano come gli occhi degli sciacalli quando attentano gli agnellini. Erano gli occhi di tutti gli abitanti di Nazareth che spiavano quella ragazza madre. Ecco, questo è un testo di Carlo Carretto. Beata te che hai creduto. Ecco, la Bibbia non è un testo di teologia che ci offre una visione ideologizzata sulla vita. La Bibbia è la storia di alcuni uomini e di alcune donne che hanno incrociato Dio nella loro vita. La Bibbia non nasce a tavolino. Queste icone che voi vedete qui non sono state costruite, ma erano parte viva del popolo di Israele. Un popolo che si differenzia dalla cultura dominante, un popolo che accoglie un messaggio che è attuale sempre, ma un messaggio che è anche dirompente, quasi come una bomba atomica, perché quando la Sacra Scrittura, Don Rocco l'ha citata, afferma che l'uomo e la donna sono ish isha, questa affermazione linguistica che per noi dice nulla, in realtà è qualcosa che va al di là delle concezioni abituali con cui l'umanità ha visto la diversità. L'umanità, a prescindere dalla Bibbia, ha fatto sempre fatica a comprendere il valore della diversità come ricchezza. La Bibbia, invece, attraverso questa esperienza, sottolineo, non è un qualcosa che nasce a tavolino, ma è l'esperienza di un popolo, è l'esperienza di uomini e di donne concrete che nella loro fragilità, nei loro limiti, hanno sperimentato la possibilità di un'integrità nuova. Integrità nuova che è proprio racchiusa in quella parola che la presentatrice eccellente, Lo Staglio, ci ha richiamato più volte, che è il termine reciprocità. Reciprocità che dice non soltanto complementarietà, ma dice una dignità diversa. Quindi se di uguaglianza bisogna parlare da un punto di vista giuridico e di diritti, invece a livello umano bisogna parlare di reciprocità, di differenza che arricchisce, di differenza che aiuta ad allargare gli orizzonti. E il libro della Genesi, che apre la scrittura, non è stato scritto come primo libro della scrittura. Viene come libro che vuole rispondere a tante difficoltà ed interrogativi che l'uomo biblico si poneva. Qual è l'origine dell'uomo? Qual è l'origine della donna? Nella mitologia classica, che era anche parte del patrimonio
del popolo di Israele prima dell'esperienza abramitica, ecco, non c'era una visione né di parità né di complementarietà e per nulla di reciprocità. Ma non solo dell'uomo rispetto alla donna, ma anche di alcuni uomini rispetto ad altri uomini. La schiavitù, i sacrifici umani, non dimentichiamo anche questo aspetto. Ecco che la Bibbia, col libro della Genesi, dicono gli esperti, dà una risposta che non è la risposta di uno scienziato, non è la risposta di un antropologo, è una risposta che nasce dall'esperienza che quegli uomini e quelle donne hanno fatto di Yahweh, del Dio di Israele, e arrivano a dire che cosa? Arrivano a dire: ecco qual è l'origine e il senso dell'uomo e della donna, e nasce la Genesi. Quindi è un racconto, quello genesiaco, eziologico, sapienziale. Il grande Sant'Agostino diceva che la Bibbia non ci spiega come vanno le stelle, quello ce lo spiegherà Galileo, e le ipotesi, che sono sempre ipotesi, quelle scientifiche, possono essere contraddette, ma ci spiega perché ci stanno le stelle. Se l'uomo non può prescindersi dal chiedersi come si muovono le stelle, non può vivere senza sapere perché stanno le stelle, altrimenti non avremmo Dante, altrimenti non avremmo la letteratura, altrimenti non avremmo la poesia, altrimenti non avremmo il cinema, saluto Armando, perché è questo il grande, come dire, fuoco che la scrittura lancia. Queste donne sono frammenti di tante storie che si radicano su quell'Ishisha, ma l'Ishisha di Dio, il sogno di Dio, di un'umanità che è chiamata a vivere la reciprocità come ricchezza, e quindi il maschile e il femminile, non in una maniera contrapposta o subordinata, non esiste nella Sacra Scrittura, tanto è vero che San Paolo in fondo non fa altro che vi voglio dire, qual è una tradizione tipica alimentare di Rio Nero a Pasqua? Che dolce si fa? Che la pastiera, vabbè, più napoletana, vabbè, la pastiera. Allora, se io mi voglio inculturare, non posso rifiutare di mangiare una fetta di pastiera. Allora, il pensiero biblico si è inculturato e ha dovuto prendere un pezzo di pastiera. Però Paolo, mentre ha preso la pastiera, non fa altro che ripetere che in Dio non c'è distinzione tra giudeo e non giudeo, tra greco e non greco, tra uomo e donna. E poi nella lettera ai Galati, Paolo, proprio facendo riferimento alla giornata di oggi, e siamo nella parrocchia anche dell'Annunziata, dice che nella pienezza dei tempi, nella pienezza dei tempi, quindi sta parlando di qualcosa di apicale a livello teologico biblico, Dio è nato da donna. È parola, espressione più forte, più chiara di questa non ci può essere. Giuseppe, uomo giusto, non fa uccidere Maria. Ma perché? Perché Gesù, figlio di Maria, che trova in Giuseppe un cuore di padre, Gesù dirà: vi è stato detto, ma io vi dico.
cioè toglie tutte quelle incrostazioni che noi umanamente poniamo su tante cose belle, preziose e importanti, è come la polvere che si deposita nelle nostre case, anche la casalinga più pulita deve spolverare la propria casa tutti i giorni. E quindi se noi non spolveriamo con la luce della scrittura, noi attribuiamo alla scrittura e alla tradizione con la T maiuscola visioni, atteggiamenti che non sono radicati nella scrittura. Perciò Gesù dice, Mosè vi ha detto, noi potremmo tradurre, voi avete interpretato Mosè tradendo il pensiero originario, ma io vi dico. Ed ecco che Gesù con la sua parola riporta all'origine quella dignità di ognuno. Tanto è vero che tra i suoi discepoli c'erano alcune donne. Cosa inusuale. Tra le donne voi avete messo anche la Maddalena, ma potevate mettere anche la Samaritana. C'è la Samaritana anche. Ecco, Gesù non disdegna di fermarsi a parlare con la Samaritana. Va contro un modo radicato apparentemente sulla scrittura, ma che la tradiva. Gesù va al di là. Ed ecco che il cristianesimo è questa forza dirompente, questo fuoco, direbbe il musicista Mahler, che ci è consegnato. Noi non siamo adoratori della cenere, cioè di tradizioni deleterie che uccidono i valori veri. Noi siamo custodi del fuoco. E quando l'ebraismo e il cristianesimo ha dimenticato di essere custodi del fuoco, ecco che noi abbiamo prestato il fianco ad interpretazioni, a stili, a comportamenti a cui faceva riferimento anche la consigliera comunale nell'intervento molto apprezzato di prima, che hanno portato a concepire la donna come subordinata all'uomo, parola di Dio. È falso. È falso. Nel nome di Dio nessuna guerra è lecita, nessuna subordinazione è consentita. Nel nome di Dio non c'è solo l'uguaglianza dell'altro, c'è di più. Perché Dio vuole che l'altro, sbarra l'altra, venga accolto, sbarra accolta, nella sua possibile grandezza. Tanto è vero che un codice che Israele non ha mai tolto dal suo DNA era il paradigma dell'ospitalità, un paradigma che richiedeva al vero israelita di avere tre attenzioni per l'orfano, per la vedova e per lo straniero. Questo ci dice che pur con tutte quelle incrostazioni culturali, l'ebraismo e quindi anche poi il cristianesimo, non dimentichiamo che il cristianesimo ha guardato sicuramente alla Madre di Dio sempre con un'assoluta venerazione e lei è stata sempre al centro di ogni realtà ecclesiale piena. Pensiamo alle opere d'arte, pensiamo alle cattedrali tutte dedicate alla Madonna, non c'è una cattedrale che non è dedicata alla Madonna nella Chiesa Cattolica dall'epoca di Costantino in poi. Ma l'altra cosa importante, noi abbiamo figure di donne e di uomini che accolgono la Chiesa nelle loro case, Aquila e Priscilla,
Quindi se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, noi vediamo una comunità dove la donna era presente in maniera attiva e propositiva, con quella semplice e familiare e spontanea riconoscenza della sua dignità che nasceva da quell'essere uno in Cristo, che non contempla differenze che portino a subordinazioni. Ma poi pensiamo a Santa Caterina da Siena, pensiamo a una Chiara d'Assisi, pensiamo a una scolastica. Sto parlando di esperienze forti della storia del cristianesimo che non ci sarebbero se non ci fossero state una Chiara d'Assisi, una scolastica, una Caterina da Siena, senza arrivare a una Edith Stein, senza arrivare ad una Teresina di Lisieux, senza ritornare ad una Teresa d'Avila, cioè donne che hanno avuto quello che poi il grande Papa San Giovanni Paolo II ha definito il genio femminile illuminato dalla luce cristiana. E infatti Papa Giovanni Paolo II è stato il primo Papa, ma non dimentichiamo che agli inizi del Novecento le donne non votavano, non avevano il diritto di voto, ma non perché stava scritto nel Catechismo. Non lo dimentichiamo questo. Invece nei monasteri le donne avevano il ruolo del maschio, tanto è vero che venivano chiamate abbadesse. E oggi quell'oggetto che il vescovo porta nelle celebrazioni, che si chiama baculum o pastorale, lo tenevano in mano le badesse, dove vigeva uno stile democratico nella gestione, è improprio il termine, però va usato, democratico nella gestione della vita comunitaria. Ma arrivo a dire, San Francesco non sarebbe stato tale senza Chiara. San Benedetto non sarebbe stato il grande Benedetto senza scolastica. Questo che cosa ci dice? Che il cristianesimo ha custodito questo fuoco anche con un po' di cenere. Ecco, il Concilio Vaticano II, soprattutto poi Papa Giovanni Paolo II, nell'88 ha scritto una lettera enciclica che si chiama così, Mulieres Dignitatem, la dignità delle donne o della donna. Ed è un documento che va letto e riletto, perché Papa Giovanni Paolo II, il cardinale Karol Wojtyla, o Karol Wojtyla, filosofo, prima che teologo, ha speso tutta la sua vita di prete, di studioso e di animatore, come un parroco, di comunità, proprio studiando e riflettendo sul concetto non di complementarietà, perché la complementarietà è importante, però è fuorviante. Invece la reciprocità ti afferma l'uguale dignità. E Karol Wojtyla, Don Karol Wojtyla, ha scritto delle pagine bellissime da giovane prete, teologo e filosofo sulla dignità della donna. E infatti da Papa, il mercoledì, quando c'è l'udienza generale, lui ha avuto grandi e lunghe catechesi proprio per chiarire questa bellezza e questa dignità della donna. Allora guardare con gli occhi della fede alla donna significa non escludere l'uomo,
significa mettersi in una posizione che non coincide né col femminismo e né col maschilismo, perché non appartengono al cristianesimo. Ma gli ismi non appartengono alla retta ragione, perché laddove troviamo parole che terminano in ismo, lì dobbiamo sempre metterci in allerta, perché lì c'è qualcosa di predatorio che ci ruba qualche cosa di importante e di prezioso. Il popolo è importante, la nazione è importante, ma il nazionalismo, il populismo sono pericolosi, e così via. Allora oggi, avendo dinanzi agli occhi queste figure bibliche che ci dicono integrità, perché animate da questa fede, sono un invito a non prescindere dalla fede per ridare oggi, anche nel nostro contesto, quella giusta dignità ad ogni donna e a tutte le donne. Grazie. Davvero grazie, grazie infinite Sua Eccellenza per questo suo intervento arricchente e ricco di spunti di riflessione. Infatti ci sarebbe da parlare fino a domani mattina. Colgo soltanto un primo spunto. La diversità va vista come ricchezza, quindi non solo la diversità uomo-donna, ma anche la diversità dell'altro. Oggi si parla tanto di omofobia, si parla di paura del diverso. Lei ha parlato del paradigma dell'ospitalità, molto molto importante. Proprio per questo io vedo in sala Amar, che viene dall'Egitto, che è qui con noi, ospite della nostra comunità, e voglio accoglierlo con un applauso. È uno studente meraviglioso. Ciao Amar, viene dall'Egitto e si sta integrando meravigliosamente, uno studente del CPA di Rio Negro. Grazie di essere qui con noi, davvero. E poi Sua Eccellenza ci ha parlato appunto del Vangelo di Luca, e visto che siamo nella giornata dantesca mi piaceva ricordare che Dante nel De Monarchia aveva coniato una definizione per Luca, ovvero scriba mansuetudinis Christi, lo scrittore della mansuetudine di Cristo, della sua dolcezza nei confronti dei peccatori, della sua tenerezza verso gli ultimi e gli emarginati. La biblista Rosanna Virgili aveva chiamato il Vangelo di Luca il Vangelo della mitezza, quindi la mitezza appunto che traspare nel rapporto proprio tra Cristo e i suoi discepoli, tra i quali, come ha giustamente citato, ci sono tante donne con alle spalle delle storie oscure e di sofferenza. Quindi questa è anche la grande rivoluzione di Gesù, quella di accogliere donne, non solo appunto donne, ma donne con storie difficili, un grande rivoluzionario. Bene, e vorrei concludere con parlando appunto di mitezza, che è una delle virtù più è viva nelle figure femminili. Vorrei citare ciò che scrive il cardinale Gianfranco Ravasi. Dice: le donne attraverso la maternità sanno quanto sia delicata la vita e quindi sentono maggiormente la repulsione per la violenza che uccide, per l'aggressività brutale che ferisce, per la guerra che distrugge. Nell'epoca informatica, in cui in rete dominano il livore da tastiera, l'isteria dell'insulto, la barbarie della crudeltà, Luca con il suo Vangelo invita idealmente le donne a essere sempre per i maschi un segno pedagogico di dolcezza, di benevolenza, di pazienza, di gentilezza, di amabilità, di umanità. Vi lascio a un altro brano. C'è anche il sindaco
Sì, chiedo scusa. Dovevo salutarlo all'inizio, sindaco, e poi sono stata presa dalle parole. Un saluto caloroso al nostro sindaco Mario Di Nitto, che invito qui e che poi ovviamente ci darà un saluto e un suo contributo. Ma intanto ascoltiamo un altro brano. Ancora ad Ines Colangelo e Maria Luisa Intaglietta, era Alleluia di Leonard Cohen. Io vorrei proseguire ancora questo viaggio tra le nostre donne della Bibbia, vorrei giungere alla Samaritana. La Samaritana, generosità e accoglienza, la donna che si reca al pozzo ad attingere acqua per avere di che dissetarsi e preparare il suo nutrimento. Possiamo vederla come una figura del cammino che ognuno di noi compie per andare in cerca di qualche cosa che nutra il proprio cuore ed estingua la propria sete. Ed il nostro cuore
Ha una fame fondamentale di amore ed una sete fondamentale di conoscenza. La Samaritana ci insegna la generosità e l'accoglienza verso l'altro, senza differenze di credo, religioso, sociale e colore di pelle. Bene, adesso, se non le dispiace, Sindaco, darei subito la parola ad Antonietta Nubile, così che le lascio le conclusioni a suggello di questo bell'incontro. Quindi chiamerei Antonietta Nubile, ispettrice delle infermiere volontarie. Oggi è qui in veste di presidente di Croce Rossa Italiana Basilicata. Grazie, prego. Grazie a tutti. Porto i saluti del presidente Michele Quagliano, impossibilitato ad essere qui. Un grazie a tutti voi. È una serata particolare, particolare perché ci vediamo noi volontari della Croce Rossa su tutte queste donne. Si parla di volontarietà, si parla di accoglienza, si parla di migranti. Per noi è un momento particolare quello che stiamo vivendo in Italia. Gli sbarchi, Cutro ci ha segnato moltissimo e ci sta ancora segnando. 2000 sbarchi, accoglienza, eccellenza, quello che lei ha detto prima, l'importanza dell'accoglienza. Noi ce la stiamo mettendo tutta e ce la mettiamo tutta grazie anche a voi, grazie a tutte le istituzioni, grazie a quello che ogni volontario fa. Noi siamo donne, siamo mamme, siamo figlie, siamo nipoti, per cui grazie, grazie veramente. Io l'unica cosa che volevo leggervi è quello che Henri Dunant ha scritto nel suo Souvenir di Solferino, l'importanza delle donne, quanto le donne hanno fatto anche in passato. La battaglia di Solferino e San Martino nel 1859 ci ha insegnato qualcosa. Henri Dunant ha scritto questo: onore a queste creature caritatevoli, onore alle donne di Castiglione, niente le ha fatte arretrare, niente le ha stancate o scoraggiate, e la loro dedizione modesta non ha tenuto conto alcuno, né di fatica, né di fastidi, né di sacrifici. Uno straordinario modello di dedizione che all'origine poi siamo nate noi, le crocerossine, insieme a tutti gli altri volontari. Questo ci fa riflettere moltissimo sul ruolo della donna. Tutti stasera avete parlato appunto di non discriminare, di non puntare il dito, ma di accogliere. Accogliere per noi è molto importante. Croce Rossa a livello sia nazionale che internazionale, nelle strategie 2030, sta facendo proprio questo: accogliere l'altro, senza differenza di età, sesso, religione, colore della pelle, quello che tutti voi questa sera avete rimarcato in maniera esemplare. Noi ci siamo, ci saremo, e grazie ancora a tutti voi, grazie per averci invitato, e siamo a vostra disposizione sempre. Grazie veramente a tutti. Grazie. Grazie. Grazie per le sue parole ad Antonietta Nubile. E adesso ascoltiamo un altro brano. Già cantato chissà chi,
E alto merto in cela, donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela, perché fino al morir si vecchi e dorma con quello sposo che ogni voto accetta, che caritate a suo piacere conforma. Del mondo, per seguirla, giovinetta fuggimi, e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Grazie, grazie. Avete ascoltato She nella versione italiana, She di Elvis Costello, e poi avete ascoltato una poesia, Santa Chiara, modello di santità, tratto dal terzo canto del Paradiso, Santa Chiara, che era stata citata da Sua Eccellenza. Farei ancora, continuerei il mio viaggio tra le nostre donne. C'è Rebecca, intuito e giustizia, consorte di Abramo, dal profondo intuito antepone la giustizia all'amore filiale. Essa ci insegna che a volte bisogna essere forti e giusti per salvare i figli che sprofondano nei mali della società. Ancora continuerei con Esther, bellezza, coraggio e umiltà, moglie di Serse, con la sua umiltà, la sua bellezza, il suo coraggio, evitò un vero e proprio genocidio. Ci insegna che col sacrificio, che con la perseveranza si superano i momenti difficili anche facendo un piccolo passo indietro. E a proposito di Esther, mi piaceva citare un verso del filosofo francese Emmanuel Mounier, che così scriveva a sua sorella nel 1929. C'è una certa rassegnazione che ti rende la vita spenta, inerte di fronte agli avvenimenti. Bisogna non colmare l'anima di rimpianti, ma conservarla giovane, fresca, aperta alla vita e all'avvenire. Il nostro grande privilegio di creature umane, la nostra luce interiore,
e che noi stessi possiamo decidere di non invecchiare. Ecco, in Esther si compie veramente ciò che scriveva il filosofo Mounier, perché notiamo c'è la lotta, in lei c'è la lotta contro la rassegnazione di fronte al male imperante. Lei sa agire con intelligenza, con intuito, diventa strumento di salvezza per l'intera comunità ebraica, diventa emblema dell'intercessione, di chi costruisce ponti di liberazione anche su abissi di male. Ora inviterei il nostro sindaco Mario Di Mitto per le conclusioni. Grazie. Lui mi ha segnato un compito non facile, perché io sono arrivato in estremo ritardo, quindi ho avuto però la fortuna di ascoltare gli ultimi 5 minuti di intervento del vescovo, oltre che ascoltare il resto, e quindi questo mi aiuterà a provare a tirare delle conclusioni di una discussione alla quale non ho preso parte, non ho assistito. In ogni caso supero la parte dei saluti istituzionali, perché ne avrà già fatti egregiamente Cinzia prima di me, e ringrazio la FIDAPA innanzitutto per essersi prodigata come al solito in iniziative come queste. Ma sono ovviamente doverosi i saluti non solo a Don Rocco ma a Don Ciro, mi piace chiamarlo Don Ciro in questa circostanza, perché io penso che discutere di temi di questo tipo, che oggi possono sembrare addirittura delle discussioni un po' trite e ritrite, perché la retorica sul ruolo della donna, sulla necessità di una completa e totale emancipazione della donna nella nostra società, è discussione di stretta attualità, che in qualche maniera nell'ambito del panorama, nazionale, oggi è ulteriormente avvalorato anche da alcuni episodi che si sono verificati e che vengono piacevolmente salutati da tutta l'opinione pubblica, perché riescono a scardinare quello che era sembrato essere anche un tabù per tanto tempo. E però, come giustamente ci raccontava prima il Vescovo, noi abbiamo la necessità di rifuggire in maniera accorta da tutti gli ismi che affollano spesso anche la nostra inclinazione culturale, perché noi siamo pieni, intrisi di alcune tendenze, a esaltare alcuni aspetti, quando invece ci dovremmo riconoscere su un terreno di reciprocità, che era quello che veniva citato prima. E sul terreno della reciprocità tutto si tiene insieme, non si può essere, fautori soprattutto strenui difensori del ruolo della donna senza poi accedere ad un principio di accoglienza inteso in senso proprio, in senso stretto. L'accoglienza è ciò che mette tutti sullo stesso piano, uomini e donne, bambini e anziani, disabili e non, e su questo terreno di reciprocità si costruiscono delle comunità. Su questo terreno di reciprocità lo sforzo di stasera è quello di provare a costruire una comunità, perché per riconoscere appieno alcune questioni di carattere valoriale bisogna rimuovere innanzitutto molta retorica, e bisogna poi rimuovere anche tutto quello strato di genere che non solo riguarda la storia della Chiesa. Prima il Vescovo utilizzava una metafora per cui sul fuoco si è buttata molta cenere. La storia è una stratificazione di cenere su molti fuochi, e noi abbiamo come obbligo nostro, di ciascuno, quello di rimuovere progressivamente questa cenere. E sebbene le nostre società sono ancora a fasi alterne, afflitte da questa tentazione a percepirsi soli in questo mondo e quindi a buttare sulla verità cenere, su quella verità che vuole ciascuno di noi legato a interdipendente da chiunque altro, soprattutto ciascuno di noi non solo è separato dal resto, ma ciascuno di noi unito al resto
anche nella sua unicità. E allora tutto questo però ci deve ovviamente servire da stimolo a perché alcune questioni escano dalla ripetizione stanca di alcuni slogan, perché gli slogan corrispondono agli ismi di cui si parlava prima, c'è da fare molto di più degli slogan. E però se nonostante noi osserviamo ancora oggi, lo si ricordava prima, osserviamo ancora oggi purtroppo a tragedie come quella di Cutro e non solo, perché a Cutro ne sono seguite altre di tragedie e purtroppo altre le continueranno a seguire. Nonostante noi osserviamo anche nelle nostre comunità tentativi di non accedere a quel sentimento alto che è anche il dovere dell'accoglienza, lo voglio definire sentimento perché io penso che sia quello, è un sentimento l'accoglienza, è anche quello, è il piacere di ritrovarsi, di scambiare, di riconoscere nell'altro un elemento di valore innanzitutto, oltre che di conoscenza. E quindi tutto questo è quello che sta sul terreno delle nostre discussioni. E però io penso anche, perché altrimenti si descrive troppo spesso poi uno scenario rispetto al quale ogni tanto si dice ma allora non c'è speranza, io penso anche che noi viviamo forse nel momento storico in cui quel terreno di reciprocità può trovare realmente realizzazione, soprattutto nel mondo tra virgolette moderno e civile come quello nel quale noi viviamo, ovviamente senza che questo significhi discriminazione o distinzione rispetto al resto, ma penso anche che questa fase storica per le condizioni di diffuso benessere che almeno in questa parte di mondo consegna a ciascuno di noi ci consenta anche di poter alzare un po' il livello del nostro sguardo, di proiettarlo un pochino verso traguardi più ambiziosi come quelli di cui discutiamo, e penso che sia questo anche il compito che dal punto di vista laico ve lo voglio raccontare, penso che sia anche questo il compito che la storia assegna a ciascuno di noi e anche ai livelli istituzionali. Per cui grazie per questa discussione e io mi auguro che discussioni di questo tipo continuino ad esserci all'interno di questa comunità e di questo territorio, ma io ne sono sicuro perché è ormai abitudine costante quella di provare a affrontare alcuni temi e questioni da prospettive diverse, perché da diverse prospettive noi possiamo tirar fuori il meglio di ciò che c'è nella nostra società e forse superare divisioni, discriminazioni, distinzioni che in realtà non solo rischiano di apparire antistoriche, ma che sono sicuramente contrarie proprio alla natura della nostra singola umanità e che solo per questo diciamo andrebbero lasciate alle nostre spalle. Grazie Sindaco per queste importanti conclusioni, grazie appunto al Sindaco Mario Di Nitto, grazie a Sua Eccellenza Ciro Fanelli e grazie a Don Rocco Di Pierro. Grazie alla Presidente della FIDAPA Maria Di Nuccio, la ringraziamo anche se non siamo riusciti purtroppo per motivi di internet, era impegnata, e allora però la salutiamo ugualmente e grazie ancora alla Presidente Antonietta Nubile della Croce Rossa Italiana Basilicata, alle volontarie della Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile di Rio Nero, le suore della Madre Misericordia, la Presidente della FIDAPA di Rio Nero Rosa Spera, grazie ancora a Maria Carmela Di Lonardo per l'ottimizzazione dell'evento, a tutte le associate della FIDAPA e grazie ovviamente a Pino Di Lucchio che ci ha seguito l'evento per TG7 Basilicata, grazie alle nostre artiste Maria Luisa Intaglietta, Ines Colangelo, Pierangela Di Lorenzo, e ora vi lasciamo all'ultimo brano. Grazie davvero a tutti voi di essere stati con noi qui presenti stasera.
Sento in te che mi innamoro.